Ci siamo conosciuti all'interno della drogheria Plinio, ma poi anche, soprattutto, insomma, letti e visitati nel sito Talenti Italiani, no? Perché voi siete uno di quei talenti, producete questa pasta specialissima, perché insomma è raro trovare la pasta che ha dentro sé il germe di grano, giusto? Certo, io rappresento appunto la mia famiglia, che è una famiglia storica, 5 generazioni che facciamo pasta, e quindi facendo perno su quelle che sono le nostre conoscenze interne, abbiamo riproposto oggi una pasta che mantiene le caratteristiche di prima, cioè rifacciamo ancora oggi la pasta con il germe di grano. Cosa significa? Magari spieghiamolo, ecco. Il mulino, durante la macinazione del grano, toglie il germe di grano proprio per impedire che la farina vada male troppo alla sverta. Ecco, togliendogli il germe di grano gli toglie anche gran parte del sapore, e quindi si parla spesso di pasta in termini di cottura, non di sapore. Noi cosa facciamo? Compriamo la farina buona, spero come tutti, al momento dell'impasto reinseriamo il germe di grano che il mulino ha tolto, che però siamo costretti ad andarlo a prendere tutti i giorni fresco al mulino. Una volta che è secca non va più a male, però credete, mangiare già nella cottura si vede che l'acqua si tinge leggermente di verde e si sente già un profumo di grano che si sprigiona dall'acqua, unico. Condita anche con un semplice filo d'olio, si dice che è diversa, non è più buona. Ma tra l'altro il germe di grano, insomma, è noto soprattutto a noi donne per le proprietà nutritive eccellenti. Anche mangiato così con la vostra pasta ha lo stesso effetto? Allora, il germe di grano ha sicuramente 1000 prerogative, quella che tutti poi conosciamo è che ha tanta vitamina E, che è quello che sappiamo contribuisce ad abbattere i radicali liberi, quindi mantenerci la pelle più giovane e così via. Noi diciamo che siamo coscienti delle 1000 prerogative nutrizionali del germe di grano, però sappiamo anche che siamo dei pastai, non siamo dei farmacisti, quindi ci contentiamo di esaltarne le peculiarità gastronomiche, di gusto, di odore, di sapore, e quindi magari lasciamo ad altri gli aspetti più farmaceutici. Fate parte, insomma, di quelle eccellenze italiane, no? Che varrebbe la pena di esportare, di far parlare il mondo, ma il problema è sempre un po' che quello della dimensione, nel senso che comunque si tratta di eccellenze e di realtà aziendali che mantengono delle dimensioni non così grandi da poter, non so, gestire una catena distributiva di un certo tipo, piuttosto che da riuscire a comunicare, no, il proprio prodotto. Come ce la si cava, insomma, in un mercato come quello di oggi, di crisi, non potendo disporre di risorse illimitate? Vabbè, diciamo che la produzione della pasta al germe di grano, a dirsi, è molto semplice, nella pratica è piuttosto complessa, quindi questo obbliga alla caratteristica appunto di artigianalità, non è replicabile come processo in larga scala, quindi è sempre una produzione di nicchia e come tale destinata a quegli intenditori che vogliono provare qualcosa di diverso, quelli che vogliono assaggiare i sapori semplici, quelli di un tempo. Beh, certo, dobbiamo ammettere, oggi chi gli interessa mangiare bene e di qualità non siamo soltanto noi italiani, cioè negli ultimi anni anche i buongustai esteri sono aumentati di numero e sono anche molto molto competenti, quindi non ci chiudiamo nella torre dove solo noi italiani sappiamo. Beh, insomma, il mondo sta andando avanti. Tra l'altro per voi è un'opportunità, cioè insomma il punto è un po' questo. Sono ancora sostenibili i business artigianali? C'è la necessità, insomma, ad esempio anche iniziative come appunto il Talenti Italiani, no? Servono a far parlare un insieme, no, di aziende magari che da sole non avrebbero la forza di affrontare il mercato estero o altre forme di distribuzione e di comunicazione? Servono tantissimo, proprio perché è vero che nel nostro caso, esempio, facciamo un prodotto unico e quindi abbiamo anche l'opportunità di presentare in maniera diversa il prodotto, magari essere anche molto apprezzati, riusciamo quindi anche a sopportare forse un pochino meglio gli standard di concorrenza, però è anche vero che abbiamo l'onere della prova, abbiamo l'onere di spiegare, abbiamo l'onere di far sapere che esiste anche questa variante, questa nicchia, questa specialità. E logicamente come piccolo operatore del mercato non possiamo permetterci certo grandi canali mezzi o grandi canali comunicativi, quindi ben vengano
iniziative come questa, perché veramente ci danno una finestra dove altrimenti non avremo modo di divulgare questo messaggio. Ma significa che oggi voi avete ancora del potenziale produttivo, insomma, se vi si aprono nuovi canali di distribuzione, ci siete col prodotto? Sì, diciamo che si può aumentare la quantità prodotta, però è un processo graduale e non è possibile improvvisare chissà quali standard, quali quantità produttive. È aumentabile, ma a tutto c'è poi un limite, ecco. Senti, proprio di recente, no? Abbiamo assistito alla storia della pasta grano Armando, non so se la conosci, ma è comunque sempre una produzione che solo di recente, insomma, si è lanciata come brand e come marca, essendo poi presente anche in grande distribuzione. Per voi è un sogno oppure una meta, insomma, a cui proprio non ambite perché preferite altri canali e seguire il vostro percorso di nicchia? Io mi sento più a casa mia nel buon ristorante, nel buon negozio. C'è da dire che poi c'è anche grande distribuzione, c'è specialmente fuori dall'Italia, delle volte si vede dei concept molto molto evoluti, molto molto di buon livello, anzi oserei dire che delle volte in alcune nazioni, se vogliamo trovare qualcosa di top, quasi dobbiamo andare in certe strutture anziché nell'alimentari classico, diciamo. In Italia mi sembra che ancora oggi si possa trovare delle belle opportunità anche col normal trade o perlomeno col negozio, magari in maniera più rivista, più evoluta, più strutturata, però ancora come, diciamo, canale normal trade evoluto. Sei lecito, su che livelli di fatturato siete all'anno come azienda? Ci mancherebbe, noi stiamo sotto i 3 milioni di euro e potrebbe per alcuni artigiani sembrare che sono tanti. Dobbiamo sempre rapportarlo al numero di addetti che dobbiamo mettere in campo per raggiungere questo fatturato, proprio perché la nostra produzione è contraddistinta da tanta manualità, quindi il nostro limite è proprio la manodopera. Quanto costa la vostra pasta? Insomma, si deve spendere molto di più per mangiare bene? In effetti costa di più, però è anche vero che quando ci mettiamo a tavola, quello che alla fine costa meno è il piatto di pasta, costa molto di più quello, il condimento, costa molto di più quello che ci beviamo, costa molto di più quel pane speciale e così via. Certo, è sempre un prodotto artigianale, come tale costa almeno due volte quello che costa un prodotto più di largo consumo, questo è chiaro. Tra pici, pappardelle, uovo, germe di grano puro, qual è che preferisci? Ma nel quotidiano si mangia la pasta, almeno a casa mia, la pasta al germe di grano, però è anche vero che ci piace cambiare e quindi ogni tanto giochiamo in cucina e possiamo magari giocare con un limone e pepe da fare con un'acciughina e un capperino, possiamo se no sfogarci in un piatto abbondante di pici con ragù di carne, però è chiaro che sono cose che non puoi fare tutti i giorni, nel quotidiano un bel piatto di pasta al germe di grano con un filo d'olio, una scaglietta di grana, tutto sommato è veloce e anche buono, perché no, salutare. Siete qui anche a Golosaria, no? Funzionano queste vetrine? Ah, certo che funzionano, funzionano anche perché servono questi punti di aggregazione, come possiamo dire, vuoi che siano imprenditori, vuoi che siano operatori, buon gustai, cioè dobbiamo in qualche maniera scambiarci le idee, dobbiamo in qualche maniera vedere quali possano essere le nuove frontiere del prodotto, anche perché è nell'artigianato che nascono i prodotti, poi magari se sono vincenti l'industria riesce anche a replicarli, ma la vera officina del prodotto a tutt'oggi resta ed è l'artigianato.